Allora, buongiorno ancora, vi rivolgo il più caloroso dei saluti, ce n'è bisogno in questa fredda giornata, ma felice. E ovviamente saluto tutti gli intervenuti, saluto, il microfono non funziona, saluto ovviamente la nostra comunità che è qui oggi per celebrare finalmente la chiusura della discarica di Colle Faggiolara. Insieme ai cittadini ci sono, come avrete immaginato, le scuole, le associazioni che hanno combattuto per anni questa battaglia e le amministrazioni pubbliche. Abbiamo dei problemi di batteria, se c'è un microfono. E le amministrazioni pubbliche che su questa battaglia hanno messo del loro, in primis i sindaci che da quando ci siamo insediati ci hanno dato una mano a combattere questa difficile battaglia. Non era scontato arrivare a questo risultato e ci siamo arrivati prevalentemente col dialogo. Non è mai facile. Non la vedo bene, però. Non è mai facile arrivare a questi risultati. Molto spesso nell'immaginario comune ci si arriva solo con lo scontro. Solo lo scontro non è sufficiente, occorre costruire dei rapporti che partono da voi e arrivano più in alto possibile. È chiaro che l'importanza di essere ascoltati non è secondaria. Noi siamo stati ascoltati perché la nostra battaglia non era una battaglia campata in aria, era una battaglia che serviva a ridare dignità a questo territorio, a questa valle che ne ha viste tante negli anni. Quindi saluto i sindaci, saluto se ci sono i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, gli assessori regionali. Su questo palco oggi c'è... Grazie Gaetano. Su questo palco oggi c'è una comunità intera che è rappresentata dalla fine all'inizio. Il percorso che abbiamo dovuto fare è stato un percorso travagliato, un percorso complesso. Perché per arrivare alla chiusura della discarica, quelli che hanno seguito di più questa faccenda sanno quanto è stato difficile spiegare il perché dovevano essere spostati i tralicci per ottenere le condizioni ideali per chiuderla. In molti scommettevano contro, dubitavano che questo sarebbe stato possibile. Oggi siamo qui e stiamo testimoniando che invece con l'impegno, con lo studio e con un minimo di visione strategica delle cose si possono ottenere grandi risultati. E guardate, non capita spesso in Italia di ottenere questo tipo di risultati. La nostra capacità di vedere come risolvere il problema è stata frutto anche del confronto che c'è stato. Però noi siamo stati fortunati per un motivo ben preciso. Noi abbiamo ottenuto la comprensione di una comunità, perché quello che abbiamo dovuto fare qui dentro sembrava un controsenso e noi per lunghe notti non ci abbiamo dormito. Non eravamo convinti all'inizio che questo potesse funzionare. Poi alla fine abbiamo deciso di fare il grande passo, di gestire il problema. Guardate, nella vita i problemi vanno gestiti, perché molto spesso per paura di perdere il controllo, per paura che qualcuno ci possa sopraffare, lasciamo andare le cose. E guardate, non scegliere, oggi più che mai, è l'emblema di come si fallisce. Noi abbiamo scelto una strada e l'abbiamo percorsa. E oggi siamo qui a festeggiare perché questo percorso ha dato i suoi risultati. Da questo momento in poi la nostra discarica chiude ai conferimenti per smaltimento di rifiuti. Inizia l'epoca del capping e l'epoca della gestione post-operativa, delle attività che dureranno fino a 30 anni. Per cui cercheremo di ridare questa discarica alla nostra comunità, cercheremo di farlo da subito col capping che mano a mano avanza e che anche in questi giorni si sta iniziando a fare, e negli anni questa discarica diventerà un ricordo. Da ferita aperta qual era, oggi iniziamo la cura, iniziamo a renderla qualcosa che ricomincia a somigliare a qualcosa di naturale, dove di natura c'è ben poco, dove sono fatte delle scelte che con la natura avevano ben poco a che fare. La nostra visione, quella che abbiamo voluto incarnare in 5 anni di amministrazione, è la visione attenta alla natura, per cui da oggi, quando pensiamo a questa landa in qualche modo desolata fino ad oggi,
dobbiamo smettere di pensare alla discarica di Colle Faggiolara e iniziare a pensare a cose più belle. Una delle cose belle che c'è in questa zona è il bosco di Piombinara, che sta esattamente lì, dall'altra parte di questa piccola vallata. Lì c'è un bosco che da oggi deve diventare il nostro punto di riferimento. Ci dobbiamo ispirare più al bosco che a quello che è successo qui in questa discarica, tenendo bene a mente che gli errori del passato non devono verificarsi più. Io ovviamente non la faccio lunga oltremodo perché ci sono tanti interventi, la giornata è abbastanza fredda. Vi ringrazio ancora di essere venuti qua, non è scontato. Restiamo uniti come comunità, restiamo uniti nella riprogettazione di quello che è il nostro territorio e cerchiamo da sempre di parlarci, di capire quali sono le problematiche, di capire come si risolvono, perché questo è un sistema che funziona ed è un sistema che noi possiamo raccontare ai nostri figli, a chi verrà. L'abbiamo fatto per loro questo lavoro, questi sacrifici li abbiamo fatti per loro, per i nostri figli, per i giovani che oggi sono intervenuti in tanti.